Guarda, io sto notando una cosa che ci porterà una brutta deriva, perché stiamo cercando la perfezione in campo dei minimi contatti. Sai che sembra che il calcio è fatto di frame, per cui tu raccogliendo dal VAR le varie istantanee puoi andare a determinare una certa dinamica, la consistenza, il peso di una dinamica, e quindi stiamo scomponendo un po' il calcio. E questa è già una nota che per me non è molto positiva. Ma per quanto poi stiamo cercando delle perfezioni in campo tramite la tecnologia del VAR, perdendo completamente di vista tutto quello che è attorno, perché lo dicevano bene i colleghi prima, si sta perdendo la misura proprio sull'entità, sull'essenza delle cose che ci circondano, perché non è possibile che insomma, si consenta di fare quel poco, perché come avete detto, io penso che un seggiolino è. Io ricordo, diciamo, quelli vecchi del San Paolo, erano quelli con la schiena che ti ammazzava le reni dietro perché era fatto a metà, ti andava proprio a tagliare in due le reni. Però penso che adesso siano anche più confortevoli, anche quindi conseguenzialmente anche più grandi, cioè, non so che misura abbiano, 50x80, 70x80, ma penso comunque siamo lì. E poi ci sfugge questo. E andiamo a vedere che in altri stati invece ci si è spostato, ne parlavamo anche settimana scorsa, ed è stato poi multato perché si è allontanato dal suo posto e tutto quello, insomma, che poi ha portato nel caso della fattispecie napoletana a far allontanare il tifo nello specifico la tifoseria organizzata. Però io quello che dicevo, noi cerchiamo di perfezionare il calcio, ma secondo me perdiamo di vista l'essenza del calcio stesso. Che a questo punto io direi di lasciar perdere un attimino questa ricerca di qualsiasi contatto pseudo di rigore o situazione da andare a vedere. Lasciamo stare anche un po' lo sport e quindi anche il calcio alla sua perfezione. Tanto perfetti abbiamo visto che sino anche con la tecnologia, con il massimo della tecnologia, non potremo mai esserlo perfetti. Facciamo in modo che almeno le cose essenziali non ci sfuggano e cerchiamo meno la perfezione, voglio dire, tutti questi rigori che l'hanno definiti noi rigorini da Catarino in poi, è stato poi di moda questo termine, cerchiamo di inventarci meno qualcosa che non fa parte per me dello sport, perché non è possibile che in uno sport di contatto anca e anca diventa rigore, per me non è possibile una situazione del genere. Cerchiamo di inventarci.